È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Lo ha tampinato per mesi e alla fine ha operato il sorpasso. Con l'11ª vittoria consecutiva, la Juventus ha messo il naso davanti al Napoli. I bianconeri si sono ripresi la vetta e il ruolo di favoriti per lo sprint scudetto. Paolo Dybala non è l'unico segreto. Nel 2018 la Juve non ha ancora subito una rete in Serie A. Quando i bianconeri vanno in gol, il match è finito. Ora il recupero della sfida casalinga contro l'Atalanta regala alla neocapolista la chance di dilatare il vantaggio. Per contrastare l'inarrestabile Juventus, Gasperini schiera il tridente che ha fatto impazzire anche il Borussia Dortmund. Cross, pallone che arriva a Matuidi, deviazione decisiva. Ma dopo i primi 20 minuti di equilibrio, i bianconeri cambiano passo. Quando vede la Dea, Gonzalo Higuaín diventa straripante. Palla per Higuaín, in aria Higuaín. L'argentino segna l'ottavo gol in 10 partite in Serie A contro i bergamaschi. Avanza Higuaín, pallone dentro per Douglas Costa, che è veloce. Douglas Costa entra in aria, la sua conclusione, che sfiora il palo alla destra di Berisha. Va Dybala in aria, Dybala, ancora Dybala, non riesce a chiuderla la Juve. Altra palla buona per l'argentino, poi Pjanic, alto sopra la traversa. Dybala mette giù molto bene, subito il cross per Higuaín, prova a girarsi, match point e palla in rete, il 2-0. 2-0, è missione compiuta, la Juve allunga a 4 i punti di vantaggio sul Napoli e ora sotto con la Spal per arrivare alla sosta con un pieno totale nel serbatoio.